Mentre l'Italia attraversava la stagione drammatica della contestazione studentesca e dei fermenti operai, le piombò addosso la tragedia di Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi, come si disse. La bomba, collocata il 12 dicembre 1969 nella Banca dell'Agricoltura, appunto in Piazza Fontana a Milano, provocò 16 morti e numerosi feriti. Dapprima fu seguita la pista anarchica e venne incriminato il ballerino Pietro Valpreda. Poi furono accusati esponenti dell'estrema destra eversiva. Una serie interminabile di processi e nuove inchieste sono anche attualmente in corso. Non è approdata ad alcuna conclusione certa. Montanelli, secondo lei. La polizia sbagliò in buona fede o volle sbagliare puntando sulla pista anarchica per Piazza Fontana? Ma no, non è che volle sbagliare, è che l'unico indizio che sembrava avere un certo fondamento fu quello fornito da un taxista che, fra l'altro, era un comunista, eh, questo il famoso Rolandi il quale riconobbe nelle foto che la polizia gli mostrò di vari tipi che potevano avere portato la bomba, riconobbe Valpreda. Valpreda era un anarchico, era, una, era un anarchico che, eh, sì, fra i più estremisti. Ma non credo che avesse, che avesse eh, combinato dei grossi guai, semplicemente era un ballerino che faceva l'anarchico, che, che per eccesso di zelo anarchico si era dissociato dal circolo Bacuni, ne aveva fondato un altro 22 marzo, il circo 22 marzo, che era più a parole almeno, più radicale, più bombarolo. Di quello eh, di Bakunin e quindi eh, il discorso. Che... Allora Rolandi, fra le fotografie, riconobbe questa di Valpreda che lui non conosceva, ma di cui disse che l'aveva portato con una borsa a, mh, piazza, ehm, Fontana. a, a piazza Fontana e, e quindi dette. Un dirizzone alle cose, siccome Valpreda era anche anarchico e predicava le bombe anche senza gettare. Sì, c'era un nesso possibile. C'era un nesso, quindi le prime indagini si orientarono verso i circoli anarchici. Con lei l'ha mai incontrato Valpreda? No, non l'ho mai incontrato. Non l'ho mai incontrato. Poi Valpreda fu assolto perché questo. Ma lei in quel momento. Trovava questa ipotesi verosimile, possibile? Beh, era verosimile, io non conoscevo Valpreda, non conoscevo, non conoscevo Rolandi. E questo povero Rolandi poi eh, fu tormentato per i pochi mesi che gli restarono da vivere come traditore, spia, denunziatore di un compagno, eccetera, eccetera. Lui semplicemente aveva riconosciuto... Valpreda. Aveva riconos una fotografia. Ecco, questo, questo, e Quindi... Le, le, questo, questo indirizzarsi della, eh, delle ricerche della polizia sulla pista degli anarchici beh, era autorizzato dall'unico, dall elemento a cui ci si potesse rifare in quel momento. Senta, ma ehm, si parlò molto in quel periodo, eh, si usava molto questa. cioè eh, di un grande vecchio. No? che organizzava la cosiddetta strategia della tensione. Mm. Ma c'era e chi era questo grande vecchio? <ride> Ma guardi, è, una questa cosa immanente... è una di quelle fandonie, di quelle stupidaggini che piacciono tanto a noi italiani. L'idea di un grande vecchio che organizzasse tutte queste stragi, attentati, eccetera, eccetera, è un affare... Da Simenon di Borgata, insomma, no, piaceva l'idea che ci fosse dietro tutta una strategia. Se non che, e poi non sapeva bene chi fosse il e grande. appunto, vecchio. aveva un volto questo veleno. Ne ha avuti molti, ne ha avuti molti. Naturalmente, Andreotti, quello non manca mai. Quando, quando, quando si cerca un deus es machina di tutto ciò che è di più criminale. È avvenuto in questo paese. Sì, però non era tanto vecchio in quel momento In quel momento non era, non era tanto vecchio, ma il Grande Vecchio non ha nulla di anagrafico, no, è il Grande Vecchio così. Poi eh, Gelli, poi eh, Sindona ha avuto varie, varie raffigurazioni che sono tutte di fantasia. Senta, ma i servizi segreti italiani, no? riformati, strariformati, eh, con vari cambi di sigle, di nomi, erano veramente una corte dei miracoli oppure no, secondo lei? Ma senta, eh, i servizi segreti sono sempre delle corti dei miracoli. Io mi ricordo, in Italia poi lo sono ancora di più per le contraddizioni che contraddistinguono. La loro organizzazione, perché in Italia ci fa... ognuno, ogni ministro degli interni, ogni governo, governo paese, riforma i, i, i servizi segreti. Ma che cosa riforma? I nomi dei servizi Cambia segreti. Cambia la sigla. Cambia la sigla. Siamo passati dal SIFAR al SISM e il SISD e si continua ancora a cambiare, a cambiare le sigle. Io mi ricordo che eh, avevo a Parigi una cara amica, così, dei tempi felici. Quando andavo a Parigi andavo sempre a salutare una donna colta che lavorava in una casa editrice e allora un giorno l'avevo invitata a pranzo, lei venne e tutta allegra e mi disse sai che finalmente ho saputo chi era mio padre. Come? Perché non lo sapevi chi era tuo padre? Dice no, io credevo che mio padre fosse un, un alto funzionario del Ministero degli Interni, ma la settimana scorsa è andato in pensione e finalmente ci ha detto che lui era un, uno dei, dei grossi papaveri, delle, delle, forse il numero due, dei servizi segreti. Dice, cosa che né mia madre né io avevamo mai saputo. Dico, vi piacerebbe conoscerlo questo tuo padre che teneva il segreto anche con la moglie e con la figlia? E dice se vuoi ti porto perché lui ora è a Bordeaux, era una famiglia bord bordolese questa, dove mia madre ha una, una, come una casa come di campagna. Un... Sì, una casa di campagna e un'azienda vinicola, tu sai che il bordolese, i vini di Bordeaux, eccetera, eccetera. E lui adesso va a passare la pensione da mia madre, così le dà anche una mano nella, nella gestione di queste cose. E andammo. E andammo, io trovai un signore molto compito, perché i funzionari francesi, i commis d'età francesi sono quattro spanne al di sopra degli omologhi nostrani, no? E allora ci mettemmo, ci mettemmo a parlare e io gli dissi, dico, ma eh, guardi, eh, a me sembra addirittura inconcebibile, da quanti anni lei è sposato? Dice, da 40 anni. E per 40 anni lei non ha detto a sua moglie che lei era nei servizi segreti? Dice, no. Dice, perché vede mia moglie non è mai venuta a vivere con me a Parigi. Ero io che da Parigi venivo nei weekend o nelle ferie, sempre qui, eccetera, perché lei non voleva stare a Parigi, non si interessava di queste cose e la moglie era presente, eravamo a pranzo insieme. Però se oggi risultasse che mia moglie era una informatrice del KGB, russo o della scia americana, io non ne sarei affatto stupito. Per me il sospetto era un obbligo. Io ho avuto molto, anzi a questo proposito mi spieghi, mi disse, io continuo ad avere dei rapporti con i miei colleghi dei servizi segreti italiani, i quali sono, sento alla disperazione, perché in Italia si vogliono dei servizi segreti che siano anche trasparenti. Ora, mi spieghi lei come si fa ad avere un servizio segreto che non trasparente? È. O è segreto o è trasparente. Allora, io dissi: ma voi come eravate organizzati qui? Beh, dice: Noi eravamo organizzati in tutt'altro modo, siamo organizzati in tutt'altro modo, c'è un capo che risponde. In pieno della de, de responsabilità totale dei servizi segreti e ne risponde direttamente al capo dello Stato, è il Presidente della Repubblica a cui il capo dei servizi segreti eh, riferisce. E eh, eh, questo poi sì, è molto bello per l'efficienza di questi servizi, ma eh, dico, può anche contenere delle controindicazioni. Sì, perché, non è molto democratico. Ecco, non è molto democratico, ma questo non glielo dissi perché il servizio segreto non deve essere democratico. <ride> dissi però, eh, eh, come si fa per esempio a purgarlo degli elementi, degli elementi infidi o sporchi? Come si fa? Cioè non lo si purga, mi disse lui. Non lo si purga perché si ricordi bene che tutti i servizi segreti sono inquinati moltissimi agenti sono a double face servono i servizi segreti nostri e servono quelli altrui noi lo sappiamo cerchiamo di utilizzare questa cosa fornendogli notizie false in modo che loro è tutto un gioco mi dice. e dico va bene ma questo insomma... È una porcheria, ma dice, ma cosa vuole? Che non ci sia porcherie nei servizi segreti? I servizi segreti sono fatti da uomini che lavorano nelle fogne. Chi lavora nelle fogne per forza si sporca le mani. Dice, ma tu, tutto questo deve essere coperto dal segreto per l'efficienza certo. delle cose. E se voi volete fare il servizio segreto è trasparente, mi hanno detto, c'è perfino. Una commissione parlamentare formata dagli esponenti di tutti i partiti che controlla i servizi segreti. Il segreto dove va a finire? Aveva ragione, aveva ragione lui. Quando erano in corso le prime indagini per la strage di piazza Fontana, l'anarchico galantuomo Giuseppe Pinelli morì precipitando dal quarto piano della questura di Milano. Alla polizia fu imputato d'averlo deliberatamente ucciso e il commissario Luigi Calabresi venne indicato come esecutore del crimine e fatto oggetto di una fu furibonda canea accusatoria. Il 17 maggio 1972 Calabresi fu assassinato. Molti anni dopo, grazie alle rivelazioni di un pentito, Leonardo Marino che si era confessato complice dell'agguato contro il commissario, furono processati e condannati i presunti mandanti ed esecutori, tra loro Adriano Soffri. Senta Montanelli, tornando eh, in Italia in quegli anni, perché tanto accanimento contro Calabresi, che tra l'altro non era nemmeno nel locale della questura quando Pinelli precipitò? Ma ecco, questa è una cosa che io seguito a domandarmi. Perché, se c'era un funzionario corretto e che veniva portato ad esempio da tutti i suoi colleghi, era Calabresi. Per quale motivo si scatenò questa campagna contro di lui non lo so. È vero che aveva interrogato Pinelli, ma gli interrogatori di Calabresi facevano testo per, per la loro correttezza, sempre. E quindi. E come dice lei, Calabresi non c'era. Non c'era. Non, non era in questura nel momento in cui avvenne il fattaccio. E quindi? E quindi non lo so. Ma lei non seguiva so per quale motivo a un certo momento la, la stampa si incendiò e cominciò a dittare Calabresi come il, come il bruto, come lo scherano del potere sopraffattore e assassino, questo si lesse, si lesse in vari giornali, ora il potere sopraffattore e assassino in quel momento era rappresentato da Rumore e da Colombo, mica lei se hanno il viso dei sopraffattori e assassini, magari lo fossero stati un po', ma immag immaginiamoci, Insomma, e, e, e questa campagna fu implacabile. Assolutamente implacabile. Ecco ma lotta continua inneggiò all'assassinio di Calabresi, no? questo eh, è questo sicuro e sì. anche è orribile, però eh, non è un omicidio il fatto di aver inneggiato. Mentre su Soffri, Bonpressi e Pietro Stefani pesa adesso una condanna definitiva a 21 anni di reclusione. No? Eh, Dopo l'inchiesta condotta dalla Procura di Milano, conclusione di questa inchiesta e eh, di una lunga serie di processi, ecco, lei cosa pensa? È Ma per la revisione che... di questi processi? Pensa che ci io, dovrebbe... sono, io, sono per, io sono per la chiusura di questi conti. Il terrorismo è stato un ciclo storico: non è come la mafia, la camorra eccetera che sono endemi, sono dei fenomeni endemici, no? Sì, è un periodo il che terrorismo si è, è un periodo. È un periodo naturalmente sbagliato, abnorme, tutto quello insanguinato, ma è un periodo. Quando un ciclo storico si chiude bisogna chiudere i conti perché a lasciarli aperti se ne innescano degli altri. Ora <ride> vorrei far notare anche una cosa che è vero che eh, il là a questa campagna contro Calabresi fu innescata la lotta, lotta, lotta continua diretta da Sofri con i suoi compagni Bonpressi, Pietro Stefani, eccetera eccetera. Questo è vero. Ma, la popolazione... ma è anche vera, vera un'altra cosa, che questi tre che sono in galera oggi sono gli unici che, che hanno recitato atto di contrizione. Con una lettera di Sofri alla vedova Calabresi, in cui ha detto, eh, ha detto ed è documentato: Noi non siamo, non siamo stati gli assassini di suo marito, però riconosciamo la nostra responsabilità morale nella creazione dell'atmosfera che condusse all'assassinio di suo e di questo le chiediamo perdono. Quando. Quando loro lanciarono questa crociata contro Calabresi, quando loro invocarono la giustizia proletaria perché, eh, perché il povero Pinpinelli fosse vendicato su Calabresi, 800 intellettuali italiani la sottoscrissero. 800. Ci sono tutti i più grossi nomi della 797 cosiddetta complici. intelligenza, della cosiddetta intelligenza che hanno sottoscritto questo appello alla giustizia popolare contro Calabresi. Mi pare che um, anni dopo l'Europeo fece un'intervista mandò un suo redattore a fare un'intervista a questi sottoscrittori del manifesto, se ne ricordavano più. Non ce ne... Nessuno di loro ha fatto atto di contrizione, gli unici che l'hanno fatto sono tre. stati quelli che si trovano in galera, ecco perché io dico che bisogna chiudere i conti. Come si farà? Grazie. Certo, la strada più semplice sarebbe che chiedessero la grazia, però chiedere la grazia significa... Riconoscere la, la col propria colpevolezza la famiglia, la famiglia calabresi, madre e figlia, gli ha detto che non si opporrebbe alla grazia. L'hanno dichiarato perché è una famiglia di gente molto per bene. Ecco, però eh, capisco anch'io che eh, quei tre eh, non vogliano eh, non assumersi eh, la responsabilità dell'assassinio vero e proprio. La responsabilità morale sì, quella penale no. Senta, ma qual è la sua opinione su Leonardo Marini, Marino? Scusi. Ma, Lei lo senta? Conosce, io non ho opinioni precise, eh, lo conosco di vista perché lui vende le frittelle a bocca di magra. Siccome io uh, i miei periodi di riposo. li trascorro lì vicino, eh, li, tra, li trascorro lì vicino, vado spesso a bocca di magra e eh, vedo questo quest uomo così molto. molto molto semplice, col suo baracchino in cui fr frigge le frittelle e ha tutta l'aria di essere un poveraccio, però ho raccolto anche, non so quanto fondate, alcune voci che mi dicono che questa è solo la messa in scena, perché eh, poi lui in banca avrebbe un peculio e certo se questo fosse vero... Eh, insomma ci sarebbe un po' da dubitare sul, sull'origine di questa confessione. Ecco. Però, ripeto, sono voci che io non avallo. Non smentisco, e non, non no. avallo. Perché, Quindi una conoscenza così superficiale, superficiale dell'uomo, sì. da lontano. Ma se le stragi... Ehm, eh, no, ebbero un'impronta neofascista no, in, in, in quel momento. Resta da chiedersi perché, quali erano i moventi di eh, spargimenti di sangue così insensati, come ci furono in quel momento. Ma senta come in tutti i processi italiani, anche in questi che poi si misero, volevano arrivare all'identificazione dei responsabili non ci arrivarono quasi mai, erano dominati dal cosiddetto teorema. Si partiva dal presupposto, a un certo momento si smise di parlare degli anarchici, si smise quasi subito di parlare e tutte le lampadine furono rivolte ai, ai, ai partiti, alle forze di destra, erano quelle le forze stragiste. Quindi noi si partiva dal presupposto, cioè i nostri bravi giudici, salvo alcuni, salvo alcuni partivano dal presupposto che certamente venivano di lì, venivano dalle destre, dalle destre più violente, alle quali si attribuiva sempre per teorema questo, questa idea, creare una tensione nel paese in modo da impaurire gli italiani e metterli alla scelta o la libertà o l'ordine, perché insieme non potevano andare, nella, nella libertà era chiaro che non si poteva mantenere l'ordine e loro dicevano qualunque popolo messo a questa scelta sceglie l'ordine. Ecco, è un teorema? È un teorema che, non ha, che ha sempre cercato dimostrazione e non l'hanno trovata mai. In Italia gli anni 70 sono quelli nei quali interventi legali violenti di varia natura esercitano le pressioni più forti sui canali normali della vita politica e istituzionale. Inoltre il sistema economico italiano, dopo un ventennio di crescita pressoché ininterrotta, in seguito alla quale aveva perso quei connotati agricoli che aveva mantenuto fino agli anni 40, fu squassato da una recessione nel settore industriale di inusitata durata e complessità, iniziata nell'ambito energetico, destinata a condizionare in modo duraturo il modello di sviluppo italiano. Tra il 1969 e il 1982 si sono avuti 6.153 attentati non rivendicati e 2.712 rivendicati da organizzazioni clandestine, con la conseguenza di 351 morti e 768 feriti. Le stragi costituiscono una delle manifestazioni più inquietanti di questa criminalità politica. Si addensano in una prima fase tra il 1969, 12 dicembre strage di Piazza Fontana a Milano, e il 1974, agosto 1974 strage di San Benedetto Val di Sambro. Nell'estate 1973 viene svelato il progetto golpista della Rosa dei Venti. A dicembre i soldati restano consegnati nelle caserme della capitale. Nell'agosto 1974 si ha notizia di un golpe bianco progettato da Edgardo Sogno. Naturalmente le stragi non sono rivendicate. La sequenza della loro successione non può non evocare la presenza di una regia occulta. I mandanti, nonostante le innumerevoli inchieste giornalistiche e i lunghi procedimenti penali, tuttavia, sono rimasti per lo più un segreto ben guardato. Non ci sono parole che possono esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate. Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma... Due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante. Ma gli italiani come reagivano? Lei che re Gli italiani erano in balia di una, diciamo, di una stampa di forze politiche le quali avallavano tutto questo, non so quanto in buona fede. Ma, ma c'erano forti fazioni, tensioni nelle famiglie, nella vita quotidiana? Eh beh c'erano sì, c'erano anche queste. Ma, insomma, si accettava, il vento che tirava andava in quella direzione. E lo dimostrano gli intellettuali i quali sempre si schierano col vento che tira. Guarda, quando io ho letto questa lista degli 800 nomi che è stata riprodotta in quel bel piccolo libro di Michele Brambilla l'eschimo in redazione, che naturalmente non si trova più nelle librerie, dove c'è tutto questo racconto, con nomi e cognomi, e veramente viene da vergognarsi di appartenere alla categoria degli intellettuali. Ma e lei in quel periodo come reagiva? Beh, io reagivo in maniera del tutto opposta, lo sanno tutti, e... E Appunto per questo il grande reprobo, eccetera, eccetera, non mi importa nulla, mi quindi felice. ebbe vita difficilissima. In ebbe una vita molto solitaria e in in difficile. In quegli anni ebbe una vita solitaria e difficile. Avemmo noi di tutto il gruppo del giornale, italiano, non io solo, ma io ero un po' la bandiera che svettava. Così senta, ma nel contesto dell'assassinio di Calabresi, no? già allora Dario Foro si ergeva. A giudice, del resto additò Calabresi nelle sue pièce teatrali di allora, come il famoso dottor Cavalcioni, il commissario finestra. Ecco, secondo lei non lo si lasciò fare un po' troppo, Dario Forza? No? Perché queste cose non si combattono con la censura. La censura le avvalora. La censura implica che il potere ha paura della verità e quindi tappa la bocca le cose. Queste cose bisogna che si esauriscano da sole perché è piano piano e da il pubblico si rende conto che quella o è una menzogna o è una forzatura della verità che equivale a una menzogna. Sono sicuro che oggi Fo non rifarebbe quello spettacolo. Si è esaurito da sé. Strage di Stato, strategia della tensione, sono queste... Le etichette con le quali sono stati catalogati questi avvenimenti terribili di cui abbiamo parlato in questa puntata. Resta ancora da chiedersi allora quali fossero i mandanti, quali le intenzioni, quali i motivi di tanto spargimento di sangue, che considerato al filo di logica è veramente senza senso. Ma il crimine forse non ha mai senso.